crea il tuo club privato di poker online gratuitamente su pokerstars.it/homegames. Solo sul più grande sito di poker in Italia. A soli 30 anni di età ha già vinto un main event PT alle Bahamas, una Airoller PT sempre alle Bahamas e ancora una tappa del World Poker Tour, quella del Fiesta al Lago Classic di Las Vegas. Per farla breve, Bertrand Grospellier d'Amelon, Francia, in carriera ha vinto quasi tutto, compresi 6,6 milioni di dollari. Cosa gli manca da vincere ancora? Non molto, giusto un braccialetto WSOP, ma anche, e a questo Elky sembra tenere molto, la possibilità di arrivare lì dove ancora nessun pokerista è mai arrivato. A vincere per due volte in carriera una tappa dell'European Poker Tour. Non ci riuscirà qui all'EPT di Sanremo, Bertrand, visto che la sua avventura nel torneo italiano si è chiusa a fine day 1. Ma chissà che presto, il pro di Poker Stars sentito oggi da Italia Poker Club, non riesca nel suo intento. Sì, spero veramente di essere il primo a fare le doppiette in un EPT. Punto anche a vincere il mio primo braccialetto WSOP e a completare il Triple Crown, è chiaro. Ma se riuscissi a essere il primo al mondo a vincere un secondo European Poker Tour, raggiungerei un mio obiettivo. Anche perché in questo caso sarei il primo al mondo a riuscirci e farei la storia. Quindi questo forse è il mio obiettivo più importante. Ma non sarà certo facile riuscirci, visto quanto sono duri i field degli EPT e quanti grandi campioni sono già riusciti a vincere una volta. Ma non si sa mai. Pensi che i field degli EPT siano più tosti di quelli che puoi incontrare alle World Series? That kind of event? It depends, but it's really tough field for sure. Sono duri, di sicuro. Il poker in Europa è in forte crescita e il livello di gioco si sta alzando tantissimo. 4-5 anni fa era sicuramente più facile vincere un EPT, oggi non è più così ed è impegnativo farcela. E del field dell'EPT di Sanremo, cosa pensi? È duro come gli altri? Effettivamente non è uno degli EPT più impegnativi, ma io adoro venire a Sanremo a giocare perché mi piace il posto, è magnifico. L'anno scorso poi andai molto avanti, chissà che quest'anno non riesco a fare meglio. Sei riconosciuto come uno dei migliori torneisti a livello mondiale. Ritieni di avere ancora qualche punto debole? O qualche aspetto su cui devi ancora lavorare? Si può sempre migliorare il proprio gioco, ed effettivamente io potrei, ad esempio, crescere dal punto di vista dei tell fisici. Non che io pensi di concedere molti tell ai miei avversari, non credo di darne molti, ma di sicuro spesso non presto abbastanza attenzione. Credi che questo tuo limite dipenda dal fatto che sei, o sei stato a lungo, più un giocatore online che live? Sì, è chiaro che online l'unico tipo di indicazioni che puoi avere dagli avversari è legato al betting pattern. E credo anche che i betting pattern rappresentino tuttora la più importante fonte di informazione. Ma per diventare un giocatore quanto più possibile forte, credo serva anche crescere sui tell fisici. Parlaci del tuo rapporto col cash game. Il fatto che tu sia conosciuto come uno dei migliori torneisti non significa che tu non conosca, giochi o abbia giocato in passato del cash. Quando agli inizi della mia carriera giocavo su PokerStars mi cimentavo soprattutto col cash game. Poi però ho vinto alcuni satelliti, sono entrato nel team PokerStars nel 2006 e ho iniziato allora a dedicarmi molto di più ai tornei. Ma adoro giocare cash game perché di solito si tende a giocare con stack più deep. Ma di solito quando faccio un torneo live non gioco cash perché è difficile riuscire a concentrarsi negli stessi giorni su entrambe le cose. Magari gioco del cash game online, da un po' di tempo ho iniziato a dedicarmi anche al pot limitomaca. Poi quando ho delle settimane di stacco e sono negli Stati Uniti capita che giochi anche al cash game live. Qui ho sentito che il gioco è pazzo, ma conto di poter provare a vincere il torneo, quindi non credo mi siederò. Ultima domanda. Italia e Francia hanno sviluppato dei nuovi modelli normativi per la gestione del poker online. Credi che gli Stati Uniti, alla luce di quanto è capitato dopo il Black Friday, dovrebbero prendere esempio? Can be copied by the US, looking at what is happening in the US after the Black Friday. I really hope it will be legalized in the US. Sì, spero davvero che anche negli Stati Uniti il poker possa essere presto legalizzato e PokerStars possa tornare nel mercato americano. Ma spero anche che i modelli italiano e francese, che pure funzionano, possano essere aggiustati in modo da permettere a tutti, sì, di poter pagare le tasse nel proprio paese, ma comunque tornare a poter giocare online assieme al resto del mondo. They will have to pay tax on the side, but then we can all play together, which will be much better, I think. Crea il tuo club privato di poker online gratuitamente su pokerstars.it/homegames. Solo sul più grande sito di poker in Italia.